Gentili telespettatori, buon pomeriggio. Eccovi collegati col campo di gioco di Carlentini per assistere a quello che è il match relativo alla quinta giornata del campionato di prima categoria Girone F di fronte alle formazioni di Carlentini e Aquile Calatine. Schieramenti all'altezza della linea centrale, agli ordini del direttore di gara, che ricordo è il signor Lorenzo Armenia di Ragusa, appunto arbitro dell'incontro. Velocemente vi do lettura dei due schieramenti, partendo dagli ospiti, così schierati dai due tecnici delle Aquile, ovvero Ausilio e Messina. Scacco Amato secondo, Scimonetti Ausilio Aleo, Gibaldi Casale lo Monaco, Ghisse e Lanza. Ma ecco invece la formazione schierata da mister Scalisi, allenatore del Carlentini: Gancini Castro Favara, Amore Vincenzo Modica D'Urso, Davide Modic Castiglia Camarata, Condorelli e Samo. C'è punizione già battuta da Condorelli, lunga in aria, la testa di Amato, tenta la battuta al volo, pericolosa, batte ribatti a centro aria e il disimpegno di Amato. Quando il pallone comunque tocca terra prende ancora più velocità, intanto il destro violento ma impreciso di D'Urso direttamente a fondo campo. Camarata si porta al limite, il servizio per il quasi tutto solo, il sinistro violentissimo, non trattiene la palla in gol. Il gol di Samo sulla corta respinta di Scacco e Carlentini che si porta in vantaggio. Semi, disattenzione ancora una volta della retroguardia delle Aquile Calatine. E dunque il 25esimo, gentili telespettatori, la formazione di casa passa in vantaggio grazie a questa violenta conclusione al limite dell'area scagliata da Cammarata, corta respinta dall'estremo difensore Scacco sulla cui palla si è avventato con assoluta rapidità un giocatore del Carlentini, ovvero Samo, che ha dunque ribadito in gol. Ed ecco che il direttore di gara lo ha appena ammonito, perché Samo, subito dopo aver siglato la marcatura del vantaggio, si è tolto la maglietta e, come da regolamento, viene ammonito. Centrocampo recupera palla, Gibaldi di testa, rincorre la sfera, la fa propria, cerca di lanciare nella zona di Lomonaco, Lomonaco scatta in posizione alla destra, carica il destro, una sorta di tiro cross che si spegne a fondo campo. Rimessa in attacco per le Aquile Calatine, è già effettuata sui piedi di Lanza, Lanza cerca di girarsi, parte il traversone sul primo palo, respinge la difesa, Ghisse, il tiro, il gol, il pareggio delle Aquile Calatine. Ghisse, da autentico rapinatore d'aria, porta in parità le sorti dell'incontro. Ottima la giocata a sinistra, gentili telespettatori, dell'attaccante Lanza, che ha ben controllato un pallone, si è prontamente girato, lo ha messo in mezzo, la corta respinta dei difensori è stata raccolta da un altrettanto astuto e alquanto rapace intervento dell'africano Ghisse, che sotto misura, sia pure in posizione decentrata, infila ganci sulla sua sinistra. Professione ovviamente in campo, gentili telespettatori, ovviamente parliamo di Carlentini e Aquile Calatine per il secondo tempo di questo match, che vi ricordiamo è sul risultato di 1-1. Scimonetti sul punto di battuta, parte su destro, al limite avversario, tenta la sponda ma respinge bene, ma poi della battuta al volo, il rimpallo che favorisce ancora Ghisse, scaraventato a terra in maniera molto dubbia dall'avversario, l'arbitro dice che non c'è fallo, poi viene circondato da giocatori di casa il numero 10 biancorosso. Veramente dubbio l'intervento ai danni di Ghisse in piena area di rigore del Carlentini. È stato proprio spinto vistosamente col braccio sinistro da Vincenzo Modica, ma l'arbitro ha detto che era tutto regolare. Intanto il traversone al limite dell'area delle Aquile, il tiro del neo entrato e la prodezza di Scacco che devia il pallone recuperato poi da Amato, che lo rilancia a metà campo. È stato veemente, ma attenzione a questo rimpallo che sta per favorire Condorelli e poi salva l'autogol, anzi no, autogol di Ausilio, incredibile. Al 25esimo il Carlentini passa in vantaggio. Clamoroso autogol di Ausilio, che ha svirgolato il disimpegno. La palla dunque è andata all'indietro anziché in avanti, ha scavalcato l'estremo difensore Scacco. Scacco si è impegnato in un perentorio scatto nel tentativo di tirare fuori la palla dalla porta. Lo ha fatto, ma evidentemente quando lo ha fatto questa aveva già oltrepassato la linea. C'è spazio per il numero 3 biancorosso, può guadagnare metri importanti. Secondo, si guarda per il cross, lo effetto a mezza altezza, respinge in qualche modo la difesa, si guarda per la battuta, il gran destro di Gibaldi e la deviazione in corner di Ganci.
La palla, anzi, rimane in campo, la rimette in mezzo secondo. Sfortunato Vivacqua. C'è intercettato da Modica, che rilancia alto e in avanti. La palla che schizza all'indietro, attenzione, contropiede pericoloso del Carlentini con Daranno che tira e la palla in gol. Il più classico dei contropiedi permette al Carlentini di portare a tre le marcature. Gol di Daranno. Tutto questo, gentili telespettatori, al 37esimo. Fa tutto da solo il numero 2 del Carlentini, riesce a servire Daranno, 3 contro 1, Daranno ai 20 metri, lo attacca Ausilio, riesce a servire Cammarata, Cammarata il suo destro, la straordinaria chiusura e il salvataggio sulla linea di Gibaldi. Lancio intercettato da Gibaldi. Gibaldi porta palla sulla tre quarti avversaria, tocca corto per Ghissè. Ghissè ancora in ottima condizione fisica, il cross di Lanza sotto misura, Scimonetti e gol. 3-2, ma è troppo tardi purtroppo, mancano 15 secondi al 49esimo. È tutto dal comunale di Carlentini, ribadisco il finale, Carlentini 3, Aquile Calatine 2, la linea può tornare allo studio.